Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ita e bentornati qui con le stream più pazza di YouTube, sempre accompagnati dal nostro amicone fedelissimo Dalarz. Ehi, dopo che fanatici sono Dalarz, bentornati. Allenatori, prima di iniziare, come al solito, vi ricordiamo le cose più importanti. Mi raccomando, spolliciate tantissimo questo episodio, perché è un episodio un po' particolare. Vi ricordo, qua sotto in descrizione trovate ancora le magliette, la quinta edizione. Abbiamo superato i 200 acquisti. Incredibile, Dalarz. Dai, dai, dobbiamo viaggiare ancora. Tanta roba, allenatori, ma se vi state chiedendo perché io sono nel deserto, è un po' particolare la storia, perché avevamo già iniziato a registrare questo episodio quando ci siamo accorti che era un po' noiosetto, del tipo che c'erano solo allenatori da battere, e quindi abbiamo deciso di portarci un po' avanti. Dalarz farà una parte di storia, mentre io in questo episodio ne farò un'altra. Detto questo, vi volevo anche invitare, allenatori, a tutti al Malpensa Fiere domenica 14 maggio. Sarò lì tutto il giorno, passate allo stand Pianeta Hobby e mi trovate, facciamo foto, soprattutto scambi di carte, e sarò lì. E inoltre quello di Bologna lo lascio dire a Dalarz. Esattamente, perché quest'anno proprio ci mettiamo a girare, infatti il 21 maggio saremo a Bologna in Piazza Maggiore, io e Federic, per un raduno senza transenne, senza eventi, senza niente, solo noi e voi, punto. Esatto, segnatevi le date, allenatori, mi raccomando, 14 domenica, mi raccomando, Malpensa Fiere, mentre saremo domenica, a esatto, Bologna 21. Il 21, esatto, alle ore 15, mi raccomando. Yes! Ok, segnatevi tutte le date per benino, eh. Allora, Dalarz, io sono andato nel deserto perché ero andato a prendere un cristallo abbastanza misterioso. Ok, nel deserto c'era anche qualche MT un po' particolare da raccogliere, come mangiasogni, cose del genere, insomma. Non mi andava di farlo insieme a te, in quanto posso farlo tranquillamente io, se no vedono la stessa cosa, ok? Esattamente, esattamente. Intanto io sto affrontando reclute del Team Skull. Ok, tu stai affrontando le regole del Team Skull. Se non sbaglio, tu hai già preso Sharpedo, giusto, per spaccare le rocce? Sì. Certo, Ok, calcolando che tu hai già preso Sharpedo, adesso devo prenderlo io Sharpedo. Esatto, perché io quel pezzo ancora lo devo fare, allenatori miei. Mi sto perdendo nel deserto, veramente, non so dove cavolo devo andare. È un labirinto assurdo. Ok, credo di aver trovato la strada, o almeno spero, perché voglio uscire. Già trovare il cristallo è stato abbastanza complicato. E vi mostro anche i Pokémon selvatici che trovo nel deserto, che sono, vediamo un po', un Marowak forma Alola. Ah, figata. Beh, non male, non male. Bellissimo, Dalarz, bellissimo. Intanto posso dirti che le lotte in quattro Pokémon fanno laggare il 3DS come non so che cosa. Ok, per fortuna ne ho buttato giù uno. Allenatori, tantissimo, le lotte in doppio è un casino, è veramente un casino. Wow, allora scappiamo da questo deserto e raggiungiamo il percorso dove ci daranno finalmente, oddio, lo Sharpedo per passare il percorso. Tu sei già arrivato al Team Skull, per caso? Yes, io il percorso con gli Sharpedo l'ho già fatto praticamente nella parte che abbiamo ritenuto non idonea. Sì, non idonea, allenatori, soprattutto perché non facevamo niente, battevamo solo allenatori e quindi abbiamo pensato che poteva risultare noioso per voi spettatori. Esattamente, sì. Purtroppo nei giochi Pokémon c'è anche questo fattore che ogni tanto devi proprio stare lì a farmare, fare allenatori, a girare posti. E quindi, capito, ogni tanto cerchiamo anche di darci un taglio. Certo, certo, Dani, soprattutto adesso che YouTube ha introdotto la modalità family friendly, insomma. Io sono family, ma io sono sempre stato family friendly, Dalarz. Mai detta una parolaccia, a parte in 2-3 video proprio. Dovremmo essere un po' più coccolosi, lo sai, Dalarz? Sì, esatto. Federic, lo sai che ti voglio tanto bene. Ma sicuramente anch'io ti voglio tanto tanto bene, Dalarz, però sai com'è, non bisogna dire più parolacce adesso, perché... Esatto, non è poi family friendly. Tutta la vita, allenatori, veramente. Questo episodio lo chiamiamo family friendly Pokémon. Sì, per forza. Anche perché, allenatori, penso che siamo gli unici youtuber su YouTube Italia ad avere ancora tutti i video sul canale con la modalità... È vero!
quella con le restrizioni. Comunque, leggendo i commenti del precedente episodio, ho letto che moltissimi capiscono la nostra ironia, capito? Perché cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Hanno detto che ha voglia se capiscono quando flammiamo. È bravo. Va bene, va bene. Sì, cioè abbiamo i fan abbastanza maturi. Mi raccomando, allenatori a Bologna. Magari là non portateci cose da scambiare, quelle cose là, perché non credo che ci avremo il tempo per farlo là, no, Dani? Che dici? Magari più che altro se dovete proprio, cioè, allora, un conto è agli eventi portare i regali, ma lì siamo in città, se ci portate i regali poi come ce li riportiamo? Roba piccola magari. Se portate regalini, cose piccoline o magari peluche, sì, cose del genere che sono facili da trasportare. Proprio cose piccole. Sì, sì. No, allenatori, perché quando siamo stati al Torino Comics mi avete regalato talmente tanta roba che io ho dovuto non portarla a mano a casa, ma lasciarla là al negozio che la caricava sul camion e poi me la spediva. Perché, ragazzi, mamma era pesantissima. Mia. Io non ce la facevo a portarla. C'era 20 kg di borsa, ve lo tolgo giù, solo carte, 20 kg. Sì, cioè, sì, mi fa ricordare tipo roba tipo il Cartoomix. Mamma mia, al Cartoomix penso di aver ricevuto proprio la bustona più enorme. Ti ricordi che poi dopo il Cartoomix siamo andati a mangiare all'Old World West a piedi e Fede, e c'avevamo sti mega bustoni. Ti ricordi io che c'avevo quel bustone che lo portavo insieme a Michelle perché pesava e troppo? E tu in una bustona avevi una spilla dei Pokémon che durante il tragitto si è aperta e ti ha infilzato la gamba. Sì, ragazzi, mi ha infilzato la gamba quella... Si può dire infilzato quella family friendly? Ah, ti ha colpito la gamba? Mi ha fatto la bua. Ah, ecco, okay, ecco, ti ha fatto la bua. Mi ha fatto malino, ragazzi, in quanto la spilla era uscita fuori dalla busta e vabbè, niente. Mannaggio. Di che. E qualcuno ha tentato di farmi male, insomma. Ti sei fatto male comunque quella volta? Minchia, oddio, non devo dirlo. No, non si dice! Allora, cosa, come posso dirlo? Ti sei fatto aciderbolina. Aciderbolina. Qualcuno, insomma, ha tentato di farmi male, ma praticamente metà spila si era conficcata nella mia gamba, quindi mamma mia. Comunque, tanta, se proprio vuoi imprecare, fallo tipo stile Fantabosco, che quella era proprio family friendly, di acipigna e siamo a posto. Ai. No, ragazzi, veramente mi ha fatto male quella volta, tanto male. Però, dato che c'avevo tutti quei regali, e voi dite, perché non porti più a Federico che regalano cose? Perché, ragazzi, mostrare in un video tutti quei regali, penso mi viene un video da quanto? Un'ora e mezza? A me, tutti i video a me tutti i video dei regali, nonostante mi sforzo di andare ultra veloce, mi vengono minimo mezz'ora. Ecco, mezz'ora, Dani, però lui non le mostra tutte in telecamera, capito? No, tu mostri solo le più rare. Pensa quando io le mostro tutte in telecamera una per una. Mamma mia. No, è impossibile, è impossibile. Comunque, creatori, come potete vedere, The Lars sta già andando avanti. Io invece sto facendo il percorso che lui ha già superato. Così che vedete due cose diverse in un unico episodio. Esattamente, cioè, ragazzi, sto facendo tutto quei percorsi e passare nei cespugli e passare sotto le robe per entrare nella parte conquistata dal Team Skull della città. Perché ti avviso che nella prossima parte dovremmo iniziare la villa, quella del Team Skull, che è una bella parte seccante. Oh, quella lunga. Porca esatto, miseria. Esatto, mi sa che la facciamo in due parti però, Tra l'altro, sì, due parti per forza. Tra l'altro, Dallards, ora che hanno introdotto il Family Friendly, probabilmente tu non potrai mai più fare clickbait, cheesecake. E quindi si tornerà a Pokémon Sole e Luna, episodio 22. No! Che ne so, percorso 15. Per no! Forza, no! Non ci sarà più il clickbait cheesecake adesso. Ma io voglio fare il clickbait cheesecake. Perché poi adesso i miei ancora... iscritti quando non... Ma perché adesso è diventata talmente una prerogativa del mio canale fare il clickbait cheesecake che quando metto dei titoli che non sono clickbait cheesecake gli iscritti si lamentano. Ecco, esatto. Se metto dei titoli giusti si lamentano. Io non so se posso ancora urlare prenditi un Dragonite perché... Non lo so. Ma prenditi, cioè prenditi, sa troppo di presunzione, capito? Potresti non essere abbastanza family friendly, dovresti cambiare il motto in... Scusa, potresti gentilmente adoperare un Dragonite? Adottare perché... sì. Adottare un Dragonite, ragazzi, veramente è assurdo, guarda. Mamma mia, dove andremo a finire? Ah, non lo so. So soltanto che molti youtuber perderanno il lavoro. A meno che qua non si cambia, ragazzi, qui è tosta, quella modalità con restrizioni. Sì. Praticamente ormai i video dobbiamo farli tutti tipo bip, 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 tutto così praticamente. Eh sì.
Ma che poi sto affrontando un prop bus che è troppo OP. Mo l'ho sciotto con Artù. Dai, Dalarz, fatti morire un po'. Ma aspetta, posso dirti farti morire? No, fatti mandare KO al massimo. Fatti mandare KO un Pokémon, Dalarz, mi raccomando. Ma scusami, ma non è il momento che lo faccia tu un attimino? Fatti mandare KO. Io non lo so, cioè, qua non mi vanno giù i Pokémon. Grazie, ma pure a me da quando si sono evoluti non mi vanno giù. Se si fossero evoluti prima. Era colpa dei Pokémon. Ci credo, tu stai quei leggendari, ha voglia prima che ti vanno giù. Ma perché sulla mia schedina ci sono tutti i leggendari, sulla tua non ci sono? Cioè, che è sta storia? Sulla mia ci sono, ma mi sono apparsi troppo tardi. Cioè, a te ti sono apparsi quando c'avevamo i Pokémon al 10, che era facile prenderli. Ti ricordi Lunala con la Pokéball? Cioè, a me appaiono quando ormai siamo già tipo al 30, 40. Sì, sì, sì. Dai, allenatori, tranquilli che il Funny Moments sta per tornare sul canale, sta per tornare. Dai. L'ultimo risale a Pokémon Nero e quello vi è piaciuto tantissimo. Mamma mia, se vi è piaciuto tantissimo. Ma che sarà il 2015? Sì, mamma mia, c'è troppo tempo, allenatori, però sono sicuro che, dai, piano piano... arriverà, perché è lungo da montare, lungo da montare, e spero di portarlo il prima possibile. Cioè, ragazzi, voi controllate sempre giovedì e lunedì. Alle ore 14, yes. Se lo vedete è il Funny Moments. Tra l'altro, molti mi chiedono sempre: Federic, ma come mai? Vabbè, come mai? Quando è che esce Sole e Luna? Qui e là, no? Mi sono dormito. Sole e Luna, allenatori, non è che esce a caso. Se voi notate, esce sempre il lunedì e il giovedì alle 14. Cioè, non ci vuole una scienza. Se voi volete vedere Sole e Luna, venite sul canale il lunedì e il giovedì. E se non vedete il lunedì e il giovedì, state pur certi che il martedì e il venerdì lo trovate sicuro. Quello è il punto. Cioè, esatto. Non è che... cioè, The Lars si sta impegnando tantissimo proprio per non far mancare nemmeno un episodio mio, ma anche sul suo canale. Quindi... hai visto? Roba, Hai visto quanto sono bravo? Poi più avanti faremo anche una serie sul canale di Dalarz. Yes. Sicuramente. Che sarà un po' più facile per me. Sì, dovrò passare io i video a Dani. Io. Fortunatamente, avendo la fibra, posso passarglieli in tipo 10 minuti. Lui purtroppo ci mette 8 ore, ragazzi. Non so scusate, ci mette veramente 8 ore a passarmi i video. Esatto, veramente ce ne metto 8. Capite la nostra difficoltà di... i file che ti dovevo passare oggi, di una parte che avrete già visto, ti sono arrivati stamattina alle 10, ma io li ho messi a oppare ieri notte a 1. Fatti il conto, 9 ore. Esattamente, cioè... 9 ore. Sì, sì, è così, è così. Cioè, rendiamoci conto. Vabbè. Comunque io adesso faccio uno Zygarde intanto, perché ho 10 elementi per fare quello 10% e lo faccio. Lo fai adesso? Sì, se lo faccio adesso che lo fai in 2 secondi, ecco. Va bene. Nato, ragazzi, è nato. Dai, almeno siamo alla miniatura, lo mettiamo nella miniatura. Esatto. Va bene, dai, allenatori, tanta roba. Ok, Zygarde... Magifuoco! Quello forma cane. Ah, okay. Bellissimo quello lì, tra l'altro, Tra l'altro, Dani, non so se lo sai. Cosa non so. Pokémon Go, in questi giorni, ci dovrebbe essere l'evento per i Pokémon di tipo erba. L'evento di che? I Pokémon di tipo erba. Su Pokémon Go, e cosa cambia? È che trovi più Pokémon di tipo erba. Ah, wow! Acqua, capito? Wow! Dani, io ho appena varcato il percorso, sai? Quale percorso? Sono al prato Hula Hula. Io già sono bello dentro proprio la città. E qua piove, non si capisce niente. Dove devo andare, cosa devo fare, non capisco. Sei nella città già quella del Team Skull? Sì. No? Sì. Sì? Ma qua ci sono un sacco di allenatori però da battere in mezzo ai fiori. Tu li hai già battuti? Quelli potrei averli saltati forse. Allora li faccio io, dai. Ecco, bravo. Li faccio io, così li faccio vedere ai nostri telespettatori. Lilia, quella con le braccia lunghe, presente. Quella che sembra una spaventa bassa. Tipo così. Sì. Oh my god! Che ti ha mandato? Dialga Shiny! Vabbè, ciao. Oh, raga, questo episodio si chiama Leggendari Shiny. Family friendly. Vabbè. Mamma mia. Oh, io lo chiamo Leggendari Shiny Family friendly. Non sto scherzando. Giustamente. Vai. Ragazzi, è fortissimo. Dialga Shiny. Cioè, questa scena è un po' strana. Cioè, Lilia là che sta con le braccia messe in quel modo e c'è un Dialga Shiny. Questa scena, ragazzi, è abbastanza strana, devo dire. Però Dialga Shiny, cioè Dialga Shiny, rendiamoci conto. Ah, va bene. Tu dove sei, Dalarz, adesso?
Io sto affrontando una coppia di allenatori. Coppia di allenatori. Ok. Sì, cioè del Team Skull. Sì. Ci sto provando. Ok, io ho battuto adesso il Dialga e salgo a livello 35 con il mio. Ok, anche Luigi a livello 35, Eclipse Luigi, perfetto. Oddio, raga, inquietante, è bruttissima questa faccia così con spaventapasseri, cioè è stranissima. Dove ci vogliamo fermare in questo episodio, Dalars? Perché io non ne ho idea. Tu che dici? Si senti già di aver fatto abbastanza oggi? Ah, siamo a 16 minuti, arriviamo almeno a 20, perché sennò poi nei commenti ci dicono, non fate niente. Insomma. Cavolo, 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 cavolo! No, non morire, non morire, non morire! Ok, mamma mia, Ma ho temuto perché, cioè, forte. in tutto questo momento che dicevi non morire, non morire, ci stava levando la vita? Oddio Sì. mio, quanto era lunga la tua vita? Ho capito. Hai visto proprio morire il tuo Pokémon piano piano? Quasi, quasi. Madonna. Ok, contro Sheninja, ragazzi, ovviamente uso Shadow. Sheninja è quel Pokémon che va KO solo se c'è mosse super efficaci, vero? Esatto. Fuoco, roccia, gli devi fare, oppure non mi ricordo. Roccia? Calcio salto? Forse lotta? No, No, ok. lotta no. Ah, magi difesa. Incanto. Ok, Stai che mosse devo fare a attento. sto coso? Ti ho detto, ho fuoco, ho roccia. Prova. Allora gli faccio diamante tempesta. Madò. Ma scusa, ma se durante l'extreme trovi sto Pokémon, no? E non c'hai mosse super efficaci, che fai? E muori. E muori. Cioè, perdi. Io Abbastanza, sì. Oddio nella Nuzlocke l'avevo beccato sto coso, lo sai? santo. Nella Nuzlocke. Non mi ricordo in realtà come ne ero uscito vincitore, ti dirò, non mi ricordo. Credo che alla fine avevamo finito tutte e due PS e facevamo schianto. Oddio! Se non sbaglio era così, l'episodio durava 25 minuti. No! Hai perso un Pokémon? No. Come no? No. Cioè, sì. No, perché? Sì! E vai! Foto imbarazzante per Fede! A quanto sei adesso? 7 forse? Oh sì, cavolo! Allora, cioè, talmente ho aspettato questo momento che ora non so manco cosa farti fare, quindi ci penserò un po'. Comunque, qual è super efficace contro Sceninja che non ricordo? Fuoco, roccia o... forse... Allora, lui è coleottero volante, se non sbaglio. Ghiaccio? Sì. Ok. Ma mi può andare giù Artù così in 2 secondi, ragazzi? Veramente, ma si può? Porca miseria. Vabbè, dai, prendetevi un Dragonite. Nel senso, siamo Dragonite. Giustamente. Vai. Madonna mia, madonna mia. Alito gelido. No, alito gelido non è super efficace. Madonna, ma io che gli faccio? Non c'ho mai super efficaci. Oddio. Ma sei Ma sicuro? Che mosse posso non ce n'è una fargli? mossa fuoco? No. Una roccia? Eh sì, però mi ha buttato giù il Pokémon. Revitalizzalo, non è una Nuzlocke. Sì, se ci avessi il rivitalizzante. Ah, ok, ce l'ho 15. Ce l'ho 15. Però se mi riva giù KO un'altra volta, tu perché me l'ha shottato con un colpo. A tuo rischio e pericolo, Mio Dio, ragazzi, non è possibile, dai. Era meglio se la stoppavamo prima questa eh. parte. Va bene, Dalars. Beh, dimmi cosa dovrei fare perché non ne ho idea. Sì, ora ci penso. Tu intanto finisci la lotta. Do una super pozione al mio Lance che almeno sta sicuro per un attimo. Adulazione. E fategli gli applausi a Dragonite, va? Vabbè. Gli aumenta l'attacco speciale, però viene confuso. Madonna, sto Sheninja, raga, è una bestia. Ah, Dio, Dio, va bene, dai. Artù, super potion. Vediamo un po' se riesco a buttarlo giù con un diamante in testa. Ma possibile che non ce l'ho? È possibile che non ce l'ho la mossa fuoco? Dai. Con tutti i leggendari. Artù, mandiamo Artù. Dai, diamante in testa, proviamo di nuovo. O Dalarz, potrei perdere di nuovo, eh. Oh, sì, vai, 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 perdi, perdi. Ok, vediamo se riesco a fare diamante in testa. Ok, diamante in testa, vediamo quanto li levo. Morto. Oh, È perfetto. Perché bravo, viene shottato subito se lo colpisco. è bravo. È Cioè, basta super efficace bravo, e muore. Va bene, una foto imbarazzante per Federic. è bravo. Io Prossima città sarà ho appena Knockout. finito di affrontare quella coppia di allenatori. Direi quasi che ci possiamo fermare qui, eh. Sì?
Sì. E io battere sto allenatore che mi sta mettendo a dura prova. Vabbè, tu battilo, che io intanto ti comunico quale sarà la tua penitenza. Ci ho appena pensato. Oh, non cose brutte, cioè, allora, io ho pensato di fare una cosa rivoluzionaria. Nel senso che, dato che io l'altra volta avevo perso ben 4 Pokémon e dovevo postare 4 foto imbarazzanti, e ne ho postate finora 2, me ne mancano altre 2, io direi che tu ti farai una bella foto dove sul petto, nudo, col pennarello, ti scriverai con il pennarello sul petto, Dlarz, mi sacrifico per te e mi prendo una foto, e quindi la farai tu levandone una di quelle che devo ancora fare io. Ma che, non ha senso questa cosa? Eh sì, invece, quindi io ne dovrò fare solamente un'altra e non altre 2. Ma non ha senso, cioè non ha... Invece sì. La foto imbarazzante consiste in altro, non consiste nel sottrarti foto a te. No, scusami. Perché io ho dovuto buttare il mio Poliwhirl nella spazzatura. Non te l'avevo detto io, te l'hanno detto i tuoi iscritti che ti odiano. Se io posso fare anche foto di penitenza e non imbarazzanti, anche tu vuoi fare foto di penitenza? Sì, zio, però, cioè, i tuoi iscritti ti odiano per averti chiesto quello, cioè, io non te lo vorrei dire. Cioè... Comunque, dovrei scriverti sul petto, Dlarz, mi sacrifico per te. E nella descrizione dovrei spiegare che tu adesso ti sei accollato una delle mie foto. Comunque io non è che ho un petto così largo alla Roman Reigns da poter scrivere tutto. Ma ci puoi scrivere su 2 righe, lo puoi fare una riga sopra e una sotto, devi scrivere Dlarz, mi sacrifico per te. No, il mio petto è a quadretti, non... Ma che dici? Non posso, Dlarz, non posso, cioè, veramente. Come no? Vabbè, che te lo dico. Ecco, bravo. E ci voglio anche la faccina, quella triste, quella parentesi tonda. Vabbè, me lo scriverà Michelle, me lo scriverà. Brava, Michelle. Me lo faccio scrivere da Michelle. Dlarz, mi sacrifico per te con la faccina triste. E tanto per la peggio descrizione... per te, vedrà il mio petto nudo lei, non tu. Oh, uffa, però. Vabbè, tanto io lo vedrò nella foto. Ah, ricordiamo che questo video è family friendly, non possiamo dire certe cose, quindi siamo calmi, eh. È vero. Ok. Comunque io sono qui fermo in attesa di te. Stoppiamo l'episodio, allenatori. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su, a commentare, iscrivervi al canale di tutti e due. Naturalmente passate sui nostri profili Instagram per vedere la foto imbarazzante. E soprattutto vi ricordo il 14 domenica maggio Malpensa Fiere. Tutto il giorno stand per i hobby, Federic, portate le carte che facciamo tutti gli scambi. E naturalmente ci vediamo a Bologna il 21 maggio, Piazza Maggiore. E niente, alle 15. Anche lì, insomma, faremo tante belle cose, ok? Ciao allenatori! Ciao!